Master. Radio Master. Radio Master. L'italiano ma vero. Insomma, com'è l'italiano vero? È quello che veramente trova sempre, come si dice, fatta legge, trovato l'inganno. È giusto, avvocato? Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, l'avvocato D'Urso Dario, responsabile comunicazione Codacons di Bari, benvenuto tra di noi. E devo dire, buongiorno, non è arrivato a caso, anche perché ci stiamo chiedendo in questi giorni, a proposito di legge, ma questa legge non è, parliamo invece di furberie tutte italiane e parliamo della tassa Covid. Io so che dalle vostre parti e in tutti i punti Codacons sono arrivate già migliaia di segnalazioni. Sì. Sono arrivate molte segnalazioni. Bene. Io direi, a beneficio dei radioascoltatori, sì, chiarirei, cioè sgomberei il campo da equivoci, perché Covid tax, quando si parla di Covid tax si parla di due cose estremamente diverse. Da un lato la proposta di legge di alcuni partiti di maggioranza, che è quella di istituire la patrimoniale, la cara vecchia, diciamo cara, la vecchia patrimoniale mal vista da tutti gli italiani, c'è cioè un prelievo forzoso sui conti correnti o una tassa forzata sugli immobili di proprietà degli italiani, che sì, si ventila con sempre maggiore insistenza, perché lo Stato italiano sta battendo cassa, non stanno erogando molti soldi, ma in realtà poi il deficit si sente comunque, il debito pubblico, e quindi sì, per finanziare i sostegni alle imprese, alle famiglie, da qualche parte i soldi il governo lo deve andare a prendere, e quindi stanno ipotizzando, in mancanza di altro, la cosa più semplice, la scappatoia, che è la Covid tax, intesa come tassa patrimoniale, quindi sui conti correnti o sugli immobili, per redistribuire, si dice, la ricchezza, anche se poi in effetti è una strada un po' sbrigativa e che danneggia gli italiani, perché poi alla fine si fa un prelievo di massa, un taglio, una cesura senza nessun tipo di controllo, di condizionamento, poi alla fine pagheranno sempre i virtuosi e gli evasori continueranno a non pagare. Come questa è la prima Covid tax, la vera Covid tax. La Covid tax fai da te, spontanea, dei furbetti del quartierino, diciamo, è quella di estetisti, parrucchieri, che stanno applicando dei 2 ai 4 euro sugli scontrini, in maniera peraltro neanche troppo scalza, perché poi alla fine sugli scontrini compare la voce di questi 2 euro vengono imputati a spese accessorie. Sì. Allora, chiariamo subito, in linea di principio, essendo il nostro sistema, il nostro mercato dei servizi e dei beni regolato dalla legge della concorrenza, cioè alla fine non è impedito per legge al singolo esercente di caricare dei costi, perché poi obiettivamente io mi metto anche nella dalla parte degli esercenti, una gestione adesso di un esercizio commerciale comporta dei costi imprevisti fino alla fine dell'anno scorso, cioè non preventivati né preventivabili, cioè l'emergenza Covid ha sparigliato le carte, ha demolito un sistema, ne sta creando uno nuovo. Mi metto nei panni di chi esercente deve pagare comunque a fine mese l'affitto, il canone di locazione, anche perché i proprietari dei locali commerciali non si stanno mettendo una mano sulla coscienza, cioè nel senso non è stata prevista nessuna sospensione dei canoni locativi, a differenza dei mutui, quindi i proprietari continuano ad esigere il loro canone e molti esercenti che sono stati fermi 2 mesi dovendo pagare utenze a vuoto, pagare locazioni a vuoto, adesso dovendo riaprire col freno a mano, perché poi di fatto stanno riaprendo col freno a mano, perché con tutti i vincoli, le restrizioni, non hanno quelle entrate, quegli ingressi economici, quella redditività che avevano fino all'anno scorso, da qualche parte anche loro devono recuperare i soldi. Sì. Purtroppo lo stanno facendo in maniera poco trasparente, avrebbero potuto farlo in maniera più elegante e anche più trasparente, avvertendo la clientela del fatto che in presenza di costi nuovi, di costi aggiuntivi, i prezzi sarebbero saliti, cioè piuttosto che imputare ad una Covid tax, che in realtà non è Covid tax ma è semplicemente un'imputazione di costi alla clientela finale, avrebbero potuto tranquillamente esporre un cartello dicendo: noi abbiamo queste esigenze almeno per 2-3 mesi, per poter in qualche maniera ripartire, visto che nessuno ci sta aiutando, imputeremo i costi per tutta una serie di spese che prima non avevamo, perché sanificazione è un costo,
tutti i presidi che sono stati fissati dalla legge hanno un costo, la riduzione della clientela, perché adesso si entra con degli appuntamenti fissi. Sì. Allora, avrebbero potuto farlo, perché la legge non glielo impedisce. Avrebbe dovuto farlo però con maggiore trasparenza, avvisando la clientela finale del fatto che ci sarebbero state imputazioni di costi non previsti prima, non imputati prima. Allora, l'arma che permetta... hanno i consumatori, ecco, al di là delle possibili, sì, segnalazioni alla polizia non aria che ha competenza nel settore, sì, del commercio, quindi vigili urbani, la possibilità che hanno i consumatori è quello di farsi regolare anch'essi e farsi guidare anch'essi dalla legge della concorrenza. A questo punto premiare gli esercizi virtuosi, gli esercizi che con maggiore trasparenza o che addirittura non stanno imputando costi alla clientela finale, perché poi alla fine, come si suole dire, questi costi a cascata cadono sull'ultimo arrivato, quindi sul cliente finale. C'è qualunque tipo di manovra, avvocato, trasparente o non trasparente, sì, la paghiamo noi con le nostre infatti, tasse. E questo è il discorso. Quindi è un discorso che andava gestito in un'altra maniera, non è impedito da un punto di vista legale, però andava gestito in un'altra maniera, e quindi i consumatori hanno l'unico potere, che è quello di esercitare in maniera consapevole, l'unico strumento che hanno, che è appunto il consumo e la scelta, la discrezione, che consente poi di andare negli esercizi allora, meno, avvocato, meno avvocato, costosi. Il discorso è un altro. Quando ci si reca in un negozio e si legge, sì, sullo scontrino contributo Covid-19, e sembra quasi veramente non un contributo volontario, ma un'imposizione, sì, e io penso che quella veramente rassenti il reato di truffa. È lì l'errore. Infatti. Allora, se paradossalmente io parlo di furbizia, di mancanza di furbizia, sì, degli esercizi commerciali, se avessero aumentato il costo, cioè da 20 euro, faccio un esempio per un parrucchiere medio, 20 euro a 22 euro a 24 euro, senza specificare il costo, senza travestirlo da contributo volontario spontaneo, paradossalmente avrebbero potuto farlo e non sarebbero incorsi né a segnalazioni, né a possibili denunce, né a nessun tipo di ritorsione. Cioè, parlo di mancanza di eleganza e di furbizia da parte degli esercizi commerciali, che hanno imputato un costo che purtroppo loro subiscono. Io ripeto, noi come associazione di consumatori, al di là del fatto di fare denunce, segnalazioni, sì, stimolare questo tipo di ricorso, di iniziative da parte dei consumatori, cerchiamo anche di essere un po' equilibrati, di valutare la situazione a 360 gradi. Cioè, io non me la sento di puntare il dito. Io sono andato di recente, ho visto, ho anche ricevuto segnalazioni da parte di consumatori che sono andati in ristoranti noti, e hanno visto, non dico raddoppiati, ma sensibilmente, considerevolmente aumentati i prezzi finali. Cioè, per uno stesso trattamento, che ne so, una pizza oppure una cena, aumenti di 10-20 euro cada uno, cioè stiamo parlando di aumenti considerevoli. Allora, a quel punto, che cosa dobbiamo dire? Anche quegli esercizi, quei ristoranti stanno truffando il consumatore finale, no, allora, solo perché non hanno scritto contributo Covid. Secondo me bisognerebbe... loro sono virtuosi e, sì, gli altri no. Cioè, alla fine è un problema legato a dei costi di gestione che ritengo in qualche maniera penalizzino il rilancio dell'economia. Di questi costi in qualche maniera se ne doveva far carico la politica. Oh, questo, bravo, adesso arriviamo. Io dico, a monte di tutto, perché poi da noi sono arrivati una miliardata di WhatsApp di gente veramente arrabbiata per queste cose, perché chiaramente qualcuno faceva anche osservare che questa è una crisi che non ha toccato solo i commercianti, ma ha toccato un po' tutti. E allora questi, sì, tutti, che anche loro hanno visto discreto numero di soldini in tasca mancare, non apprezzano questo, che a questo, certo, punto non questa è iniziativa commerciale è scorretta, questa pratica scorretta, ma è scorretta al pari di quello che fanno i ristoranti a questo punto, aumentando di 20 euro il menù, cioè il trattamento. Allora, il, io le volevo chiedere, il consumatore, già che lo Stato non ha previsto di calmirare, di controllare questi prezzi, cosa che avrebbe dovuto prevedere, il consumatore che lei rappresenta, cosa, sì, può fare? Scegliere,
Noi suggeriamo sempre, al di là delle iniziative che possano essere prese, in questo caso denunciare la polizia nonaria, sì, affinché possano essere aperte delle indagini, però mi sembra di sparare sulla Croce Rossa in questo momento. Cioè, signori miei, noi qui in questo caso non possiamo creare le barricate come abbiamo fatto sempre in passato. Noi siamo consumeristi, difendiamo i consumatori, ma mai come in questo momento dobbiamo abbassare le barricate e fare fronte comune. Cioè, qui non è una situazione che coinvolge il consumo finale soltanto, è una situazione che coinvolge le imprese, gli esercizi commerciali. Cioè, alla fine rischiamo di vedere chiusi fra 5-6 mesi centinaia di società, di ditte, di esercizi commerciali, di ristoranti che non stentano a riprendersi e che hanno del personale. Cioè, alla fine, se continuiamo a ragionare per barricate, sì, per settori, noi siamo consumatori e dobbiamo tutelare i nostri interessi, e loro sono gli esercenti e devono in qualche maniera essere trasparenti nei nostri confronti, ma non capiamo che noi, oltre ad essere consumatori, siamo anche dipendenti, lavoratori dipendenti di società, di ristoranti. Sì. Cioè, alla fine, se quei ristoranti, quegli esercizi chiudono e andiamo a finire a spasso, finita la cassa integrazione, cioè, alla fine non so che cosa succederà. Quindi io predico sempre molto equilibrio e molta calma nel dire puntiamo il dito e spariamo contro le... In questo momento, secondo me, dobbiamo fare fronte comune, è la politica che deve risolvere questi problemi. E noi possiamo al momento esercitare la scelta, che è l'unico potere che noi abbiamo, cioè dire premiamo quegli esercizi commerciali che con enormi sforzi stanno continuando a mantenere una condotta, una linea gestionale trasparente. Però poi c'è anche la politica dell'affezione, la scelta d'affezione, per cui io, che sono, faccio un esempio banale, vado, sì, dal parrucchiere da 10 anni, per i 2 euro, i 4 euro di differenza non credo che cambierò mai il parrucchiere o mia moglie l'estetista. Non voglio banalizzare, voglio dire che certe volte certe scelte di consumo non obbediscono esclusivamente al fattore prezzo. Ci sono scelte che obbediscono a fattori emotivi, a fattori affettivi, a fattori consuetudinari, a fattori di qualità, perché la qualità si paga con un certo prezzo. Semmai io dico, potremmo, un surplus legato, sì, alla crisi, sì, e lì secondo me non è un problema dell'esercizio commerciale o solo dell'esercizio commerciale scorretto, ma è un problema di mancanza di soluzioni politiche al problema. Sì, no, infatti era quello che sottolineavo io. Semmai una cosa, insomma, cari commercianti, evitate di inserire lo scontrino contributo, sì, Covid con, sì, tanto di IVA al 22%, ma mettete, sì, su una bella cassettina, chiedete un contributo volontario. Sì. Che mi sembra sarebbe più elegante, bravo, sarebbe più furbesco, più elegante. Creerebbe meno problemi a tutti, perché è un'addizione scomoda, poco trasparente e anche che antipatica, diciamocelo pure, a carico dei consumatori. Cioè, alla fine è come se noi consumatori dovessimo andare negli esercizi commerciali e farci carico dei problemi, infatti, che, ripeto, sono problemi degli esercenti, ma di un po' tutta l'economia che stenta a rilanciarsi. Infatti, avvocato D'Urso Dario, responsabile comunicazioni Codacons di Bario, la ringrazio, è stato gentilissimo. Grazie a voi. Le strappo la promessa di disturbarla ancora, perché quei problemi legati ai soprusi che purtroppo subiscono tutti i giorni i consumatori sono veramente tanti. Va bene? Sono a vostra disposizione, grazie mille per voi. Grazie mille a voi. Grazie, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Radio Master. Radio Master. Radio Master.